tardissimo perché è 1:15, sono fuori dalle 8:30 di stamattina, ho fatto vai e vieni, mille giri perché oggi c'era il decreto nuovo, in realtà io credevo sarebbe uscito stasera, invece già ora poi qualcosa mi hanno spoilerato, nell'idea di non poter più andare in giro sono andata a fare un po' di acquistini da IKEA. Allora ho preso innanzitutto questo tappeto. In realtà io sul sito avevo visto grigio, che c'era grigio, questo era beige, ma non ci sta male. L'ho preso da mettermi sotto la mia sedia a dondolo, da mettermelo per terra. E anche, io non so come sia possibile, ma si è staccato il cellulare dalla cover, l'ho salvato per un pelo. Comunque dicevo, sembrava più beige, in realtà è abbastanza bianco. Non è proprio esageratamente enorme, perché vedete che è piccinino, ma serve allo scopo che voglio io, sì, sembra una disperata. Che è questo? In realtà io ne avevo visto uno rotondo più grosso, ma ce n'era uno rotondo formato proprio famiglia, quindi in realtà io lo volevo per fare questo. Non è proprio enorme, ma i miei piedi ci stanno, quindi va bene così. Poi, siccome mi piaceva molto anche questo, vi ripoggio dentro l'armadio, questo vello. Sono stata indecisa fra più grande e più piccolo, ma quello più grande era di un grigio troppo chiaro, spezzava troppo. Ho preso anche il vello da mettermi qua, proprio come le vecchiette freddi freddi, freddolite. Si può fare, si può fare anche così in realtà. Voilà, lo vedete? Ed è proprio il suo. In questo modo dovrei riuscire a rimanere un po' più calda. Poi ho preso un coperchio per la padella, perché non ho mai un coperchio che mi copra tutta la padella. Questo è 29. Sono stata un po' indecisa perché non è comodo per tirarci giù la frittata, perché ha il gradino. Vedete, adesso ve lo apro, faccio vedere il gradino, però chiude bene e con la frittata mi arrangio come ho fatto finora. Poi sono stata indecisa su dei contenitori per il microonde, in vetro, non in vetro, in vetro, non in vetro. Alla fine ho preso questo che mi viene bene solo per scaldare e conservare delle cose e va comunque anche in microonde, in lavastoviglie, anche in freezer. Il tappo giallo non mi piace, ma non c'era altro. Poi ho preso delle tazzine, perché ho rotto tutte le tazzine. Avrei voluto anche dei bicchieri, ma non c'erano che mi piacevano. Ho preso queste bianche semplici della serie, non lo so. Non so manco dove ho messo lo scontrino, vabbè, perché mi sembravano un po' più larghe e mi piace averle un po' più grosse le tazzine da caffè. Ne ho prese due semplicemente. Poi ho preso una teglietta in ceramica di questa dimensione, non troppo grande, che a volte può venire bene per cuocere delle cose in microonde. Io non ho contenitori per il microonde, quindi ho preso questa che microonde, forno, ci possiamo fare tranquillamente tutto. Poi ho preso la cesta per la biancheria, perché la mia ormai poverina è gialla. Vi dico la verità, l'idea di buttarla mi piange il cuore perché ricordo ancora il momento esatto in cui l'ho trovata la prima settimana tornati dal viaggio di nozze. E vabbè, insomma, più divento vecchia, più divento sentimentale. E poi ho preso un vaso per la mia pianta che ho in salotto, così ci metto il suo vaso e fa un po' più carino. Poi ho preso IKEA, ho preso, vabbè, forbici perché queste non mancano mai, servono sempre. La stecca per pulire i vetri nella doccia da usare dopo la doccia. Poi ho preso due set di sacchetti di plastica, i sacchetti con i freezer, però che un'idea, mi sa che chissà quando potrò tornare all'IKEA. E poi mi sono presa una lampada, questa fatta così, bianca. Per quando mi faccio le unghie, perché io me le sono sempre fatta in salotto alla scrivania con la lampada, ma non potendo più andare in salotto alla scrivania e non potendo mettere la lampada in cucina, perché la lampada in salotto è di quelle che si attaccano con la vite e per come è fatto il mio tavolo non si può utilizzarle, ho preso questa semplice semplice. E questo è tutto, ragazze, non ho preso altro. In realtà il mio sogno sarebbe di mettere e avere un angolino, ma non è fattibile anche perché la sedia è grossa, avere un angolino lì con la mia sedia, il tappeto rotondo, la lampada, un tavolino, ma mi devo accontentare del tappetino
neanche troppo grande, però non mi dispiace, l'importante è che serva al suo scopo di tenermi i piedi al caldo. E vi saluto dalla mia faccia da disperata e direi che insomma arriverà il freddo e perlomeno siamo a posto, perlomeno. Mi piacerebbe tanto farmi un piccolo salottino da qualche parte, ma non c'è più spazio in casa. Quindi io cosa ho imparato da questa pandemia? Che mi serve una casa più grande e che mi serve una casa con un balcone. Tutte cose che in questo momento non posso assolutamente neanche pensare di avere, perché non è proprio il momento corretto. E va bene. Va bene ragazzi, ora metto a posto tutto, pranzo, devo andare a fare ancora due giri qua al Conad e comprare ancora due o tre cose oggi, perché poi mi ero attrezzata per non uscire più per i prossimi 15 giorni, perché non sapevo com'era questo decreto. E quindi ci siamo attrezzate, anche mia suocera, lei voleva fare un ultimo giro all'IKEA a vedere ancora due o tre cose, perché lei ha più di 70 anni, 71 ne ha fatti quest'anno, e quindi lei dice siccome parlano di limiti agli spostamenti perché ha più di 70 anni, dice vabbè, mi faccio l'ultimo giro, mi prendo l'ultimo cappuccio brioche all'IKEA. E va bene ragazzi, prendiamo quello che viene, va bene così, adesso dobbiamo farci bastare quello che viene. Dicono che pioverà tutta la settimana, ma io direi che dopo l'uscita di oggi sono a posto tutta la settimana. Ora vado a mangiare perché ho famissima. Ciao ragazze. Questo ragazzi è il salottino che mi sono improvvisata. Così. Devo dire che sto abbastanza bene. L'unica cosa, ora vi faccio vedere, mi è presa la fissa di questa cosa qua. Ieri ho visto questo centro tavola che in realtà è un, come si dice, è una tovaglietta all'americana, ma a me sarebbe piaciuta come centrotavola questa tovaglietta all'americana. Mi è rimasta abbastanza nel cuore questa con i profili neri e oggi mi è venuto in mente di fare questa cosa qui e sto, meno male che non ho la macchina, perché sennò io adesso uscivo, andavo all'IKEA a comprarmeli le candele e i candelabri, quindi mettermelo come centro tavola con i candelabri e le candele. E in realtà mi avrebbe proprio voglia anche di accendere le candele, ma non vorrei che si rompessero. La mia anima un po' scandinava deve essere, perché sono fissa delle candele. Poi mia figlia voleva anche le mensole, voleva andare a vedere le mensole, e dato che è 15 giorni che non esce di casa perché è stata in quarantena e mi sta stressando la vita, andiamo a prendere le mensole. Non le ho prese io perché le voleva vedere lei. Se mi dice andiamo all'IKEA, io quasi quasi una volata ce la farei, anche se oggi avevo deciso di fare una giornata casalinga. Però sapete quando vi prende la scimmia di fare per forza una cosa? Ma io adesso ho voglia di sto centro tavola. Mio Dio, aiutate. Ho salutato l'IKEA dicendo chissà quando la rivedrò e meno male che non ho la macchina. Io devo andare con l'autobus, non è che ho tanta voglia. Vediamo, può essere che vada lei con una sua amica a prendersi le mensole, perché giustamente 15 giorni che non esce, prima del nuovo decreto, giustamente, povera creatura dice voglio uscire, quindi io mi farei prendere queste cose qua, quasi quasi. Ma la spesa non è neanche tanto, perché poi alla fine sono 25,80 euro, se me le consegnano a casa, voglio dire. Però me le consegnano il giorno 10. Sapete quando c'è come i bambini, io non so voi, ma io più invecchio, dicono che i vecchi sono come i bambini e mi rendo conto che più invecchio più io divento, cioè veramente una bambina. Va bene. E va bene ragazzi, vado a vedere se ha finito di fare lezione e vi aggiornerò. Avete presente lo sconforto quando non avete una cosa che volete? Allora, mia figlia voleva uscire a tutti i costi e ha chiamato mia suocera, ha detto io ora esco. Mia suocera con l'idea che forse non potrà uscire per le prossime due settimane, le ha detto vengo anch'io. Allora andiamo all'IKEA. L'abbiamo andata all'IKEA a comprarmi le cose che volevo, i candelabri, le candele, il centro tavola. Mi chiama ora e mi dice i candelabri sono finiti, arrivano a fine novembre. Sul sito mi diceva che erano disponibili a Genova. Non potete capire lo sconforto. Abbiamo preso il centro tavola e le candele
Ma io cosa me ne faccio di 40 candele che non c'è manco un candelabro? Che tristezza, ragazzi. Malefico. Malefico sito Ikea che mi diceva che a Genova erano disponibili. Se mi avesse detto non c'erano, vabbè, non c'erano. Sembra un po' meno ciccione. E non c'erano, ma io così ero... Vabbè, vado a mettere a posto la mia spesa. Lidl, ho fatto un po' di spesa grossa, pesante, mensile. Non c'era più zucchero e non c'era neanche più sale grosso. È preoccupante questa cosa. Non che io ne avessi urgenza, ma dato che volevo fare un po' di dolcini e anche un po' di marmellata, avevo 3 pacchi di zucchero, ho detto ne prendo ancora uno così le uso per fare la marmellata. Sale grosso ne ho ancora, però ho detto ma devo fare anche il dado, mi conviene comprare un altro pacco già che lo porta all'omino. Dovrò andare a prendermeli io, non oggi. Va bene ragazzi, mi riprendo da questa delusione cosciente. Mi vedevo già il mio centro tavola con le mie candele accese per cena. Va bene, sono come i bambini. E voi come siete? Come i bambini con smaniate o siete più giudiziose o giudiziosi? Buon pomeriggio ragazze, oggi dopo pranzo nel divano, oggi è andata a scuola l'ultimo giorno. Poi fino a dicembre non ci si andrà più a scuola. Quindi oggi ho detto, approfittando del fatto che è andata a scuola e che povera creatura esce alle 4 in una giornata piovosa, umida e con la nebbia, che sfighissima, proprio l'unico giorno che può uscire e può andare a scuola deve essere una giornata infame. Ne approfitto per rilassare. Noi siamo qua, non so come siete messi voi, io sono qua a aspettare sul nostro primo canale che ci dicano se la Liguria sarà zona arancione o zona rossa. Dato che ancora non si sa, il decreto non è ancora uscito, io stamattina ne ho approfittato per andare dal cinesino a prendere della carta, quella adesiva, perché avevo anni e anni fa, mi si era rotta una bottiglia di vino in dispensa e ha fatto un casino, poi le bambine erano piccole, ci ho pulito, il legno è rimasto macchiato, me ne sono disinteressata. Ma dato che in questo periodo siamo un po' dando una sistemata a casa, rimodernando un po', e quella cosa lì era insopportabile, inguardabile. Avevo anche un po' guardato di sostituire la scaffalatura in dispensa, che peraltro non mi piace, non ho scelto io, l'avevano scelta i miei suoceri, l'avevano montata loro, ci avevano fatto trovare tutto pronto, mi stava anche bene perché ero esaurita tra preparativi del matrimonio, ristrutturazione della casa, non la facevo più, quindi andava anche bene così, per cui per ora ce la teniamo così. Vorrei darci una sistemata, mio marito mi ha detto prossimo lockdown ti smonto la dispensa, te la sistemo. Comunque nel mentre sono andata perché ho uno di quei 2 armadi a muro, quello più piccolo che uso come scarpiera, che aveva la stessa identica scaffalatura, però essendo legno grezzo era una scaffalatura di Ikea, essendo legno grezzo si sporcava subito e quindi io 20 anni fa l'avevo rifasciata con quella carta adesiva con i fiorellini sull'azzurro perché mi piaceva quello. Adesso no, e così oggi ho preso della carta adesiva tipo finto legno sul grigio, molto molto carina, molto molto semplice, per cui mi sono detta le prossime settimane fino ad arrivare a dicembre, che tanto devo stare a casa, la dispensa ce l'ho fornita, il freezer ce l'ho fornito, mia madre è scesa ieri a portarmi 2 bei cavolfiori. Non c'ho nient'altro da fare, mi faccio quello, mi faccio le unghie, mi leggo, vedo un pochettino cosa fare. Quindi qua alle prossime 2-3 settimane c'è un po' di lavoretti da fare. Mi è rimasto qua i candelabri dell'Ikea. Vabbè ragazzi, bisogna avere pazienza, bisogna avere tanta tanta pazienza, però me le sarei proprio godute in questo momento. Su Amazon non ho trovato niente di simile. Va bene, approfitto per mandarvi un saluto, dirvi teniamo duro questa situazione, ci sta un po' stressando. Oggi ho incontrato una mia amica, una delle mie più care amiche, che non vedevo da tanto al supermercato. Ah, che bello ragazzi, è stato bellissimo fare 2 chiacchiere così. Ci sentiamo per telefono, via Skype, però non è la stessa cosa. Assolutamente non è la stessa cosa.
E va bene, vi auguro una buona giornata. Dal mio divano continuo a seguire la mia televisione e vedere che mi diranno di che morte devo morire. Non che cambi tanto fra arancione e rosa per me, per quei poveri negozianti cambia tanto, quindi spererai che ci lasciano in arancione per loro, perché a me non cambia, non mi fa la differenza. Quello che mi serviva in altri negozi me lo sono procurato, me lo sono messo in casa, anche articoli di cancelleria, ma per loro, proprio per loro. Speriamo bene, ragazzi. Buona giornata.